quanta gente ti ha rotto le palle per sapere se c'erano veramente tre Spider-Man? In questo video facciamo una reaction a una scena doppiata del Silenzio degli Innocenti, dove Anthony Hopkins ha la voce di Dario Penne, che purtroppo ci ha lasciato qualche giorno fa. Dario Penne non era solo la voce di Anthony Hopkins, era anche la voce di Michael Caine e di tantissimi altri attori. Ci ha fatto ridere tutti con la voce di Bender in Futurama, ci ha spaventati tutti con la voce del giudice Morton in Chi ha incastrato Roger Rabbit. La caratteristica di chi fa questo mestiere, il doppiaggio, è che anche quando se ne va, la sua voce resta immortale. Grazie Dario. Bomba ragazzi, benvenuti a un nuovo I doppiatori reagiscono ai video che sono prima in originale e poi doppiati. Questo è il titolo sintetico che abbiamo scelto. Con me Piero Madaro e l'ospite speciale di oggi Alex Polidori. Che dire? Voce tra le più conclamate, io non so cosa vuol dire conclamate, però conclamate voci del panorama del doppiaggio italiano. Troppo buono, troppo buono. E niente, via, iniziamo. Iniziamo. Qui abbiamo il Silenzio degli Innocenti. You know what you look like to me with your good bag and your cheap shoes? You look like a rube. A well-scrubbed hustling rube with a little taste. And that accent you've tried so desperately to shed, pure West Virginia. What does your father do? Is he a coal miner? Does he stink of the land? You know how quickly the boys found you. All those tedious sticky phones. Questa scena è improvvisata da Anthony Hopkins perché sta dicendo una cosa sul padre di Jodie Foster. E lei si è incazzata davvero qua. Davvero? Sì. Come sai tutte queste cose? Io seguo Cinefact. Oh, fact. E allora vediamo in italiano. Vediamo in italiano. Beh, qui bello e bello. Bello, bellissimo. Tanta roba. Agente Starling, tu pensi di sezionarmi con questo strumento spuntato? Ma che bello. No. Mamma mia. Sai cosa mi sembri con la tua borsetta pulita e le scarpette a buon prezzo? Mi sembri una campagnola. Un'energica campagnola ripulita con poco gusto. Sei stata nutrita bene e questo ha allungato le tue ossa, ma non ti sei spinta più in là di una generazione rispetto ai rifiuti umani da cui provieni, vero? E quell'accento che hai tentato così disperatamente di perdere, pura Virginia occidentale. Che fa tuo padre? Fa il minatore? Puzza ancora di lampada al petrolio? So come ti hanno scoperta in fretta i ragazzi, tutti quei noiosi, puzzolenti palpeggiamenti sui sedili posteriori delle macchine, mentre tu avevi un solo sogno, andartene via, cercare qualunque cosa ti desse la possibilità di arrivare all'FBI. Se cazzo, mamma mia. La sua analisi è chiara, ma è abbastanza forte da rivolgere su se stesso questa potente intuizione. Mazzo. Mamma mia. Sarà che noi siamo italiani, ma arriva una bella botta. Arriva molto più forte. Io l'ho visto sia in originale sia in italiano, Il senso degli innocenti, e dirò una blasfemia. Dilla. Ma per me l'italiano è più bello. Tanto è sempre lì il discorso. È un'altra cosa. Non è che uno deve emulare o migliorare. Per un pubblico italiano ti arriva più. Esatto, ma perché le terminologie, le parole, in questo caso no, va a scavare, cerca di offenderla. In inglese lui è molto asettico quando parla. Invece in italiano ha dato una particolarità, esattamente, anche un po' più arrabbiato, un po' più che voleva, c'è voleva più veramente, c'è più cazzimma. Esattamente. Sì. Mi mangiai il suo fegato con un bel piatto di fave e un buon Chianti. Esatto, e ma secondo poi me... vabbè, Dario Penne c'ha una personalità, questa dizione un po' particolare, sì, sì, che dà al personaggio una personalità più a fuoco, non so come dirti. Pungente, sembra più psicopatico. Invece Dario Penne è un uomo bravissimo. Che miseria, un signore. Infatti è un signore assurdo, favoloso. Dicono così anche dei serial killer, però. Però questo è un film, non è un serial. No, è giusto. Se no era un film killer. Andiamo avanti, Cuore selvaggio. Ma Nicolas Cage. Vuoi fornirmi un pretesto per provare il mio amore alla mia ragazza? O preferisci risparmiarti un bel po' di guai? Comportati come un gentiluomo e chiedile subito scusa. A parte sentire Nicolas Cage senza Pasquale Anselmo mi fa strano. Taylor, ti prego. Mi spiace trattarti così davanti a tutta questa gente. Ma voglio che ti alzi per chiedere subito scusa alla mia ragazza. Non è l'odolo giovane. Non è l'odolo giovane, è coso, come si chiama? Io con gli occhiali che dirige in BB. Bersanetti. Esatto, sì. Potrebbe essere. Così va bene. Va a farti una birra adesso, eh.
Che poi lui si chiama Nicolas Coppola. Sì. Che esatto. È il nipote di Francis Ford Coppola. Pensa, per avere una carriera e non ha cambiato cognome. Sì. Esatto. Comunque gli è andato di merda. Povero, no, perché? No, per dire. Ci sono due doppiaggi, quello del 90 originale è Massimo Lodolo. Ma non invece... è. Quello del 2005 questo. È Tony Sansone. Questo mi sembra restaurata la versione questa qui. Ho pensato un Lodolo giovane. No, che meno no, perché cose. Comunque anche Lodolo giovane cominciano a uscire le ombre dall'inferno mentre parla. No, sto scherzando ovviamente, ma perché la voce di Massimo Lodolo è una voce di ciao, bello, ciao. Di una certa, ciao. Insomma, enfasi. Vediamola in originale, sono molto curioso. Are you gonna provide me with an opportunity to prove my love to my girl? Or you gonna save yourself some trouble? Step up like a gentleman. C'è molto più affanno in originale, eh? Look like a clown in that stupid jacket. This is a snakeskin jacket. And for me, it's a symbol of my individuality and my belief in personal freedom. I'm sorry to do this to you here in front of a crowd and all, but I want you to get up and apologize to my girl. Sì. I'm sorry. È stato giù cascasella. He just bumped up against the wrong girl, that's all. That's good. Now go get yourself a beer. Beh, in originale fa molti più fiati, sì, sì, molto era più... Era un po' più tranquillo in italiano, un po' sì, più... Sì, un po' troppo, più... Po' troppo, sì, sono d'accordo. Tra l'altro stava ballando e stava fumando sì. Nello stesso momento, quindi... E cantando. Esatto, possiamo dire un king. Non che non mi sia piaciuto prima, però sentendo l'originale c'è, in effetti c'è un po' di discrepanza. Oh, ma vedo un classico, vedo il grande Lebowski. Questo è un tuo compito, Larry. Senti, bello, noi... Ti prego. Walter. Questo è un tuo compito, Larry. Walter, perché non gli chiedi della macchina? Questo è tuo, Larry? Questo è un tuo compito, Larry. È tua la macchina qui di fronte. Questo è un tuo compito, Larry. Lo sappiamo che quello è un suo compito! Dov'è finito il malloppo? Faccia da porcello! Senti, Larry, hai mai sentito parlare del Vietnam? Ah, vaffanculo. Stai per entrare Vietnam, in una valle Walter. Di lacrime. Sappiamo che questo è il tuo compito. Sappiamo che hai rubato la macchina. E il fottuto malloppo. E il fottuto malloppo. E sappiamo che questo è il tuo Guarda compito. Che noi ti tagliamo il piffero. Hai ucciso tuo padre, Larry. Ecco! Che cosa succede quando cerchi di fottere chi non conosci? Lo vedi che succede, Larry? Porca puttana. Lo vedi che succede? Lo vedi che succede, Larry, quando cerchi di fottere chi non conosci? Questo succede, Larry! Questo succede, Larry! La mia bambina! Ecco che cosa succede! La mia bambina! Quando cerchi di fottere... Ma che cazzo... Non ti presento, sei stato fatto! Fermati! Ah! Questa macchina l'ho comprata la settimana scorsa! No, fermo. Ah! Io ti ammazzo, per volevo, Dio! Dai. L'ho comprata no. Una settimana fa questa macchina! Non l'ho fatto apposta! Ma c'è tu! Te lo distruggo! No! Ti piace ehi, così? Ehi, non è la sua! No. Ti piace no, così? No, no, no. Vediamolo in originale. Is this your homework, Larry? Ask him about the car, man. Is this yours, Larry? Is this your homework, Larry? Is that your car out front? Is this your homework, Larry? We know it's his fucking homework! Where's the fucking money, you little brat? Look, Larry. Have you ever heard of Vietnam? Oh, you're entering a world of pain, son. We know that this. Guarda che uguale. Non ci sarebbe uguale. Niente, esatto. And the fucking money. And we know that this is your homework. We're gonna cut your dick off. Cerchiamo il match vocale anche. Certo, certo. Beh, qui siamo già più recenti. When you fuck a stranger in the ass. You see what happens, Larry? E qua il movimento c'era tutto in italiano, sì, sì, tutto lo sforzo, bello. Tutto quanto. Poi vabbè, sta scena è spettacolare. What happens, Larry, when you fuck a stranger in the ass? Ovviamente l'adattamento l'ha, dico proprio edulcorato, però l'ha pulito un attimino. Fuck a stranger! What the fuck you doing, man? Stop it! Stranissimo. I just fucked that fucking car last week. Whoa, 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 whoa! I'm gonna fucking kill you! Che cento ha? C'è un accento strano. I'm gonna fucking kill you! Hey, that's not his head! God damn it! Parlava un po' strano, in effetti, con l'italiano un pochino. Beh, figo, dai, c'era molta fedeltà, secondo tanta, me. Tantissima. Ah. Ora sto per dire una blasfemia, ma io sulle boschi ci avrei messo De Sando. Sì, un po' più importante. Però, sì, insomma, stiamo parlando... De Sando di adesso. Sì, no, beh, qui, a parte che la voce... lui è John Goodman, no? La voce è uguale, sì, praticamente. Uguale. Ha ripreso tutte le note. Tutte. Parere personale. I doppiaggi intorno agli anni 2000 hanno un'aderenza...
per il sync e un talento, perché ci sono gli attori straordinari, secondo me è superiore a tutte le altre epoche, perché nelle epoche precedenti mi sembra sempre che di sync ci sia qualcosa che non vada. Diciamo che c'era una cura dell'adattamento diversa. Esatto. Mentre adesso c'è tanta aderenza al sync, però in certi prodotti manca un po' di adesso di ciccia. Sai benissimo che perché c'abbiamo dei ritmi, che lo danno il giovedì e lo vogliono il giorno esatto. prima. Attorno agli anni 2000 io tutti i film che vedo sono sempre doppiati, tutti fenomeni. E c'è una bella aderenza proprio al sync labiale. Si è raggiunto un bel picco, mo stiamo un po'. Tanto ormai l'intelligenza artificiale. Fanno tutto loro. Andiamo avanti. Vedo Dune. Perché Dune. Tu sei anche la voce di Timothy Shrek. Te la sei cavata. Come che si pronuncia? Timothée Chalamet. Timothée Chalamet. Timothée Chalamet. No, lo chiamano in tutti i modi. Timothy, cioè mia cognata lo chiama Timothy Chalet. Ma Chalet. Sulla montagna. Quando è sulla montagna c'è. Grazie. Se la vuoi, obbligami tu. Usa la voce. Mamma, ancora dormo. No. Dammi l'acqua. Dammi l'acqua. Quasi. Hai l'aria stanca. Altri sogni? No. Per questo film mi è piaciuto tanto. Sì. Sì. È stato un lavoro molto complicato. Chi l'ha diretto? Carlo Cosolo, sì, è vero, giusto. Cercavamo di trovare dei toni un po' più, ecco, un po' più cupi, un po' più introspettivi. Non bassi necessariamente. Non bassi, però cupi nell'atmosfera. Cioè, si doveva mantenere sempre questa atmosfera molto così. Melliflua. Beh. Dopo questa io non. Questo video è finito. Andate in pace. Alla prossima. Vediamola in originale, che sicuramente è fatta bene. Why do we have to go through all this when it's already been decided? Ceremony? Use the voice. Mom, I just woke up. Ma lo doppia Power in originale. You look tired. More dreams? Un quarto d'ora? No. La puntata di Holly e Benji per sì, dire sì, no. Sì. Allora, diciamo che poi lui dura 3 ore c'ha Dune. Un po' sta cosa, sta velatura che... renderla veniva un po' artificiale, quindi abbiamo cercato di compensare cercando di renderlo più comunque un po'. Non c'è la velatura troppo della voce, almeno per quanto mi riguarda, però era un po' più comunque più fiato. Più sul fiato, lo sentivo che era molto sul fiato. Rispetto a come l'ha fatta lui. Però è stata una scelta, insomma, abbiamo trovato sta chiave per rendere comunque. Cioè, l'atmosfera secondo me è rimasta. Sì, sì, c'è sì. Un po' di puoi rimetterlo di nuovo, per favore, Paolo, in italiano, anche soltanto il pezzo dove parla lui. È un bene che tu sia già in piedi. Anche lei è un po' più fuori. Siamo lei è un sacco più fuori. In alta uniforme. Ma tutti un po' più fuori, secondo me. Perché scomodarsi così, visto che è tutto deciso? Però c'è, ce l'hai, è giusto, è giusto. È bravo, sto ragazzo. Grazie. Io mi faccio sempre schifo, raga. Non so se è una cosa. Cioè, comunque tutti gli artisti sono un po' autocritici. E quindi, cioè, io se mi vedo un film, non so tu, ma un film che ho doppiato, la prima volta che lo vedo non seguo un cacchio. Sono solo lì a sentire, ok, questo ha fatto bene, questo ha fatto male. Come me l'ha fatta fa? Perché poi ecco, pure ecco, esatto. Perché molte volte se tu ti fai prendere da questo, tu sai che comunque sei stato o sei vincolato a una direzione, cioè sì. Quella del direttore. Quindi non è che ci puoi fare più di tanto. No, cioè, no, assimili, assorbi quello che hai fatto e lo rilassi. Diciamo, al secondo passaggio me lo godo. Però al primo passaggio sto lì proprio così. Ma secondo me è il segreto per far bene sempre. Ma infatti io sono contento di essere così, perché è giusto non accontentarsi. Poi io sono giovane, insomma, si può sempre. In realtà, a qualsiasi età qui in questo lavoro si migliora. Angelo Maggi lo dice spesso, che lui comunque, anche lui, personaggio per personaggio, lui comunque c'ha la sua età. La sua esperienza, e comunque ogni personaggio gli insegna qualcosa, è sempre una sfida una nuova, sfida, no? Sì, perché poi tipo in questo caso la bellezza della tua sfida di questo film è stato appunto una ricerca di una voce più velata, più sui fiati. Di solito la mia zona di comfort è sempre quelli un po' più dinamici, un po' più Adventure Time. Esatto, su queste cose bisogna lavorarci un pochino di più. Però poi dai. No, funziona benissimo. Probabilmente ci sarà un sequel di questo. Quando passa del tempo dall'ultima volta che hai doppiato un determinato attore, come ti poni sotto questo? Cioè, te lo ricordi subito? No, beh, ci vuole un attimo magari per riprendere le misure. Diciamo che mi sono però quasi sempre trovato bene a fare i sequel, perché... Hai fatto 15 volte... Spider-Man, te esatto. Credo. No, ma per esempio nel caso di Tom Holland, mi sono trovato sempre meglio, ogni film sempre meglio a prendere... A parte che crescendo, poi vedi che cresci con lui. Per esempio con Tom Holland io già dalle primissime volte ho dovuto sempre tenermi molto più acuto. Cioè, una voce veramente acuta all'inizio di Civil War. E io pure, però comunque dovevo andare
più di testa. Marco Guadagno, il direttore, ha sempre detto: no, no, vai sempre, stai, rimani sempre su così. Crescendo negli ultimi, lui è un po' cresciuto, quindi ho potuto usare un po' di più la mia voce. Sempre senza mai andare con dei toni fondi, ovviamente. Però mi sono trovato meglio, un po' più a mio agio, perché non devo pensare troppo alla vocalità. E sicuramente anche qui, vabbè, lui crescerà, sarà cresciuto un po', e sono cresciuto anch'io già dal primo Dune. Pochi anni sono passati, però ogni anno io sento poi la differenza. Quando, sì, quando mi vado a risentire, sì, sento che comunque ho un po' più di rotondità, no? Certo, che poi la nostra voce cambia lentamente ma costantemente. Sì. E quindi penso che mi troverò ancora meglio a andare su questa atmosfera. Perfetto. Un po' più cupa. Questo qui è stato quasi una sorta di prequel. Meno male che doppio in italiano. Di tutto quello che dovrebbe succedere. Chi ha letto i libri lo sa, non io. Io neanche, quindi. Io non so leggere. Ragazzi, ieri ero con Paolo di là, no? In sala mensa. E fa: ma questo è finito, lo butter. Ho detto: no, Paolo, non lo butter. È peanut butter di Prozis. E c'è anche l'almond butter. L'almond butter, voi sapete che è? Mandorle. Mica Paolo, sei reattivo. Burro d'arachidi, burro di mandorle. Ma su Prozis trovate tutti i burri possibili e immaginabili. C'è l'anacardi, sì. Pistacchi, sì. Anacardi e caramelle, c'è. Anacardi e cioccolato, c'è. Noccioline e cioccolato, c'è. Noccioline e caramelle, sì. Cannella, c'è. Tutto c'è. Codice sconto Merluz 10, 10% sconto. Tutti i burri, okay, tutti i burri. Home burri. Rich Rigor Invisia. Ma questo è comunque una celebrazione veramente delle cose che ho fatto. Il nostro, sei l'ospite. You can do this. Tom Holland e Chris Pratt, tra, esatto, l'altro. Infatti siete tu e Andrea Mete. Sì. Bello che ci abbiano confermati che non abbiano, perché c'era il sentore che potesse mettere dei talent. Fortunatamente Massimiliano Manfredi pare si sia impuntato un po'. Ha detto: cacchio, sono loro, dai. E hanno messo dei talent su altri personaggetti. Anche qualche personaggio principale. Tipo c'è la Ferilli che fa la mamma di loro due, che sarà anche brava. Mm-hmm. Ma la Ferilli già si era comportata abbastanza, sì, bene con me, ne ero accorta, me ne ero accorto che era la Ferilli. E la figlia quindi della mignona, non sto scherzando. Però ecco, poi gli altri talent magari sono centellinati, capito, in piccole, piccole cose. Come è giusto che... che sono anche magari... che può essere anche giusto così. Sì, gli si dà pure più valore, no? Perché certo. Magari okay, una cosa simpatica di un momento, riconosci, certo, che è quello, poi vai avanti e ti godi il film. Pontifax Invisia! Qua mi sono dovuto tenere proprio... E qua stai altissimo, eh? Hey, your life food è un impavido! Si è scordato. Che bello, potrei stare qui tutto il giorno! Oh, oh. Ok, ma non fermarti! Dobbiamo vedere papà! Ehi, papà! Quest'ultimo passo è per te! No! Carino, un sacco carino questo. Bello. È stata la prima volta che ho rifatto un film della Pixar dopo Nemo. Quindi dopo che lui è Nemo, ragazzi. Ehi, ragazzi, aspettatemi! Wow! Mi dici il motoschifo? Lo sai che il motoschifo non lo dicevo io? Tutti come pensano che lo dice Nemo, in realtà lo dice. Ah, è vero, ha toccato il motoschifo. No, no, il calluccio marino, l'altro. Il polipetto. Si chiama Pulce, sì, no, no, lo dice il pesciolino giallino. Ha toccato il motoschifo. Ma chi erano gli altri? Beh, questo qui che dice ha toccato il motoschifo è Manuel Meli. Ah. Che praticamente, la cosa bella è che quando andiamo ai vari eventi, fiere, cose, e siamo andati insieme tante volte, quando dico: ah, io ero Nemo, e tutti: no, che bello! E lui: e io ero quello che diceva il motoschifo. Ah! Cioè, più importante, lui mi ha detto solo quella cosa. Ha toccato il motoschifo. A volte mi dicono: mi fai la voce di Nemo? Ma come faccio? Due. Che devo fare? C'avevo 7 anni. Che cazzo. La cosa, una cosa carina di Nemo, che non c'entra niente con questo, però sempre mondo Pixar, in Alla ricerca di Dory c'è stato un personaggetto che c'era pochissime righe, che era uno che guidava un camion, che poi insomma si ribaltava, beh, succede tutta una cosa. E questo personaggio era doppiato in originale da quello che ha fatto Nemo nel primo film. E quindi mi hanno richiamato. Che bello, questa è una cosa carina. Alex Golding si chiama. Ah, pure Alex, sì, vedi? Esatto. A me Nemo, vabbè, mi è piaciuto un sacco perché sono merluzzo, quindi... il mondo... Io, Nemo, la Sirenetta, esatto, no, sì, Shark Tale, sai che è quello che mi è piaciuto meno, Shark Tale? Beh, cioè, perché c'era Tiziano Ferro. C'era Tiziano Ferro, ora tutto bene, tutto, però... Ho fatto un personaggio ancora. È Will Smith, certo. Will Smith e Tiziano Ferro. Capito. Questa è Tiziano Ferro. O ti dice tutto, con tutto rispetto per Tiziano Ferro. Vabbè, certo. E... lui non picchia le persone. No. Ah... Poi l'ultima clip. Alright guys, focus up. You feel that? Yeah. You feel that? Che in realtà lui è inglese. Sì, però fa sta voce, se per fare l'americano. Di più. Si ispira a me cowboy. You feel that? Si esagera. I got his attention, now what? Okay, great. Just FYI. Lizard guy's here too. I need back to
queste scene quando doppi un film con tutti questi effetti speciali, 9 volte su 10 non ci sono gli effetti speciali quando lo doppi. C'erano delle scene che si vedeva proprio il blue screen dietro, si vedevano dei piccoli frammenti. Poi in qualcosa c'era, però gli altri Spider-Man erano totalmente sfocati e c'era solo un cerchietto quando non avevano la maschera in realtà. Quindi altre scene sulla bocca, altrimenti tutto sfocato. Il mio si vedeva sempre, per fortuna. Infatti è stato più facile rispetto agli altri, a Marco Vito e Lorenzo De Angelis, che hanno dovuto lavorare veramente al buio. Beh sì, e quindi tu te le fai, ma vai molto sull'audio. Cioè immagini cosa sta succedendo in pratica. Sì, un po' qualcosa capisci, qualcosa segui l'audio tantissimo, cerchi di essere più fedele possibile, così in teoria non sbagli. Poi qua per fortuna non c'è il sync, perché la maschera eccetera, però una scena del genere con tutti questi effetti speciali, non avessi avuto la maschera sarebbe stato il delirio. No, un casino. In tutto il film erano sempre sfocati, vabbè, Tobey Maguire e Andrew Garfield e Electro, perché non volevano far vedere il nuovo outfit. Sì, perché ha cambiato il vestito, non è più blu, ma è come ecco, è verde con le fulmini gialli. Sì. Il resto si vedeva più o meno tutto, però ovviamente non con gli effetti così. Okay. Ma vediamo in italiano. Tu dammela, la distruggerò, ma ti lascerò vivere. Ok ragazzi, arriva. Brucia! Attenzione, adesso! Ok, fantastico! Per vostra informazione, c'è anche Mr. Lucertola! Mi serve la cura di Max! Ci penso io! Dov'è la scatola, Peter? Flint, possiamo aiutare tutti! Non mi interessa! È figo sto film, però. Mi sono divertito come un bambino io al cinema, eh. Cioè, i tre Spider. Che schifo! Mi dispiace, Sandman! Nessuno torna a casa! Sapevo una cosa carina? Io l'ho fatti tutti i versi, in realtà, li faccio quasi sempre tutti. Però sì, molti di quelli che senti, anche vicinissimi alle battute, sono suoi, sono di Tom Holland. No, per fortuna c'è un discreto match, almeno nel, non tanto proprio nel timbro, ma nelle note, nell'energia forse. E quindi non si nota tanto, di solito non lo nota quasi nessuno. Però un sacco di versi li lasciano originali. Vero, nonostante noi li facciamo, li incidiamo. Spesso li incidiamo per sicurezza, perché non si sa mai se alcuni magari si sente che c'è discrepanza. Invece li levano praticamente discrepanza 3 volte. Bello. Discrepanza. Non arriverò mai a mellifluo. No, mellifluo, ragazzi. Quanta gente ti ha rotto le palle per sapere se c'erano veramente 3 Spider-Man? Innumerevoli. Mellifluo persone. Ok, avranno tartassato. No, ma da un anno prima, tipo un anno prima che uscisse il trailer, da quando hanno cominciato a dire che ci sarebbe stato qualche villain di quelli vecchi. Ah, ma tu dici che cosa sai? Io poi. No. La gente pensa che noi sappiamo chissà che. Noi, io questo ho doppiato un mese prima dell'uscita. Ah, okay. Io prima di un mese prima non sapevo niente. Zero. Poi quel mese che sapevo le cose è stata tosta, perché devo mantenere il segreto anche con gli amici che mi rompevano le palle. Per forza. Prima di quella data io non sapevo niente. Il trailer abbiamo doppiato pure quello pochi giorni prima dell'uscita. Facciamo tutto molto a ridosso. Quindi in realtà non sapevo davvero niente. È uscito il primo trailer. Ho detto, ah, finalmente è uscito questo trailer. E non c'erano gli altri. Spacca perché sono arrancazzato. È uscito il primo trailer. Dopo 10 minuti che era uscito, l'ho ripubblicato sul mio profilo, eccetera. Ma il secondo trailer quando esce? Ma ci sono i 3 Spider-Man? Non lo so. Poi io pubblicavo anche altre cose, perché io poi faccio anche musica, quindi intanto cerco di mettere in mezzo altre cose che faccio, insomma. La gente come, ce ne frega cazzo. Sì, sotto la canzone, tipo, ma il trailer, ma i 3 Spider-Man. Capisco, vi capisco benissimo, ragazzi. Io no. Vi voglio bene. Però li voglio bene, ma non li capisco. In realtà non capisco neanche. Io. Esatto. Poi vabbè, c'era pure qualcuno simpatico che ovviamente lo faceva pure per giocare, mi divertiva. Però ti giuro, anche quando mettevo sulle storie, che discorsi seri su cose che mi stavano a cuore, così. Però Spider-Man ce lo devi dire. Ma che cazzo? Ma a parte pure se lo sapessi non posso dirlo. Non puoi dirlo. Poi non lo sapevo davvero. Andiamo incontro a penali assurde. Sì, c'è stata una psicosi incredibile. Però vabbè, è passato, dai, è passato. Ma alla fine fa piacere comunque avere tutta questa attenzione, assolutamente. È passato. E poi l'ultima cosa, se non erro, Sandman è Electro. In italiano li doppiava comunque Pino Insegno. Esatto. Mentre invece Electro qua, Electro che non so. Ma in realtà Electro credo anche in Amazing Spider-Man lo doppiava Mannella? Sì. Sì, ok, sì, quindi forse se lo doppiava anche io non ho visto sì, Amazing Spider-Man. Sì, sono abbastanza sicuro. Ah, ok, allora non l'ho visto. So per certo che Pino Insegno avrebbe preferito doppiare Electro, perché gli piace molto Jamie Foxx. Perché la voce di Jamie Foxx l'ha doppiato tante volte, quasi sempre. Però gli è toccato Sandman, perché ovviamente nei film Franco Nella credo che l'abbia doppiato solo in Amazing Spider-Man Jamie Foxx, perché quasi sempre ha doppiato Pino Insegno. Allora, ti dico, Pino Insegno doppia Lizard
Sì, ecco, ah, no, è bravo, allora volevo dire questo forse. Che Lizard lo il potere di Electro è Mannella, quindi riprende la voce di Franco Mannella. È che Pino il Segno non ha potuto fare Lizard e Sandman tutte e due perché è un potere. Esatto, in quel caso fatto, devi... non mi ricordo chi. Come funziona in questo? Hanno dovuto scegliere un'altra voce. Okay. Però Lizard mi sa che non è mai umano in questo film, sbaglio. Non è mai umano. Quindi non parla. No, parla lo stesso e non mi ricordo chi l'ha fatto. Diciamo, ecco, il caso eclatante di stessa persona che fa due personaggi è stato in Avengers con Rocket e Occhio di Falco. Ma lì c'era una caratterizzazione su Rocket che Christian Sant ha potuto un po' differenziare. Quindi si è potuto fare. Però in questo caso non poteva farli tutti e due. Simone Leonardi ha fatto Lizard in No Way Home. E adesso comunque già mi continua a scrivere: ma il prossimo Spider-Man già l'hai fatto? Cos'è? Cioè, ci sono delle notizie, dei rumor. Posso mai doppiarlo prima che lo girino? Però vabbè, capisco. Insomma, la passione, l'ardore che vogliono. Meno male. Tutto quanto. Beh, oh, grazie Alex. È stato un piacere, tutto grazie vostro. Grazie Piero, ma sono qua di Gino. Siamo gemelli. Sì. Come Schwarzenegger e De Vito. Esatto. Grazie mille. Siamo in piedi per... No. Anche perché è già in piedi. Bene. Grazie mille. Grazie mille per questa splendida serata. Però non mi hai detto se ti è piaciuto almeno Spider-Man, almeno il mio lavoro su Spider-Man. Tantissimo. Ma tu sei, per me sei Tom Holland. Esatto. Tom Holland non può parlare con nessun'altra voce, manco con la sua. Vero. Io ho sentito tutti i film di Tom Holland. Quando l'ho incontrato, infatti, mi veniva un po' ad andargli sopra. Pure mi è successo. Ma ti viene, fantastico. Soprattutto ti fa impressione sentire la loro voce dal vivo, più che vederli. Sì, quello sì. Quando ho incontrato Zachary Levi, lui parlava. Sì, tipo, volevi li attaccavi, poi ti trattenevi. Bellissima questa cosa. Questo è vero. Ma in realtà per me non è vero, ma sento sempre lui dirlo e quindi... Grazie Piero, grazie. È stato un piacere. A tutta la Sfaglia. Ciao, prossimo doppiatore ospite, non lo so. Sceglietelo voi, commentate. Prossimo doppiatore. Alla prossima. Ciao. No, bellissima sta cosa che mi viene da parlare. No, sì, però un pochino è vero. Vedi quando sto in piedi che arrivo a certe vette. No, è vero che tiene un po' da seguire proprio la... Io gli guardavo la bocca, sembravo un maniaco.